Ciao ballerine e Imi, quest'oggi vi parlerò del balletto Il Lago dei Cigni. Ho deciso di fare una serie di video in cui vi racconto i più conosciuti balletti del repertorio classico. Ci sarà un video in cui vi spiegherò la trama del balletto, un video in cui vi spiegherò il costume del ruolo protagonista, uno in cui vi racconterò l'acconciatura e un altro in cui vi racconterò il trucco. Procediamo quest'oggi con la trama del Lago dei Cigni. Iniziamo con il balletto del Lago dei Cigni. Innanzitutto bisogna dire che è un balletto diviso in 4 atti. La versione definitiva fu coreografata da Marius Petipa e Lev Ivanov nel 1895 e la prima volta che fu messo in scena avvenne nel teatro di San Pietroburgo, il teatro Mariinsky, proprio nel 1895. La musica del Lago dei Cigni è composta da Peter Lich Tchaikovsky. Iniziamo con la storia del Lago dei Cigni vera e propria. Esiste innanzitutto un prologo, quindi una parte iniziale di introduzione che serve a spiegare di che cosa tratterà il balletto. Abbiamo questa giovane ragazza Odette che è sulle sponde di un lago e sta cercando di raccogliere un fiore bianco che ha attirato la sua attenzione. Tutto ad un tratto sente delle ali che la avvolgono. Sono le ali del mago Rothbart, che abita lì proprio vicino al lago e fa un incantesimo a questa ragazza, la trasforma in cigno. Soltanto un uomo che la ama veramente riuscirà a spezzare questo incantesimo e renderla nuovamente umana. Primo atto. Il primo atto si svolge all'interno del castello del principe Siegfried, che sta festeggiando il suo compleanno con degli amici. Wolfgang, il suo precettore, è anche presente in questa festa e ad un certo punto arriverà la regina madre che gli fa presente il fatto che lui deve scegliere tra le principesse che vedrà il giorno seguente la sua futura fidanzata. Il principe è un po' pensieroso perché sta cercando di pensare e idealizzare il suo amore, quindi la ragazza che vorrebbe accanto a sé. E gli amici notano questa infelicità o comunque l'essere pensieroso del principe, quindi per sollevargli il morale lo invitano a caccia. Secondo atto. Nel secondo atto troviamo il principe Siegfried con i suoi amici che stanno andando a caccia e scorgono sulle sponde del lago un gruppo di cigni. Questi cigni in realtà non sono cigni veri, sono proprio le giovani fanciulle trasformate dal mago Rothbart. Tra questi cigni c'è anche Odette. Mentre il principe Siegfried nota questo cigno bellissimo e sta per ucciderlo, appunto perché era andato a caccia, questo cigno si trasforma in fanciulla e racconta la sua storia proprio al principe. Questa fanciulla è Odette. Racconta al principe di questo incantesimo, racconta che loro possono trasformarsi e riacquistare le loro sembianze umane solamente di notte e racconta soprattutto che le serve che esista, che ci sia un uomo che la ami veramente, che si innamori di lei e le sia fedele per spezzare questo incantesimo e per riportarla alle sue sembianze umane. Il principe allora invita Odette alla festa del suo fidanzamento in cui dovrà appunto scegliere una fanciulla da sposare il giorno seguente, ma Odette gli fa presente che non potrà esserci. Per questo il principe decide di non sposare nessun'altra donna e promette a Odette il suo vero amore, il suo amore eterno. Intanto si sente il mago Rothbart che richiama tutte le fanciulle che si ritrasformano in cigni e l'ultimo gesto che chiude questo secondo atto è il gesto del principe che raccoglie una piuma di Odette che ormai è trasformata in cigno. Nel terzo atto vediamo che è ormai arrivato il giorno dei festeggiamenti per il fidanzamento, quindi la scelta della giovane donna che diventerà la principessa, quindi la scelta che sarà fatta dal principe, che entra nel castello con la madre che è seguita da 6 fanciulle che vorrebbero appunto divenire le spose di questo principe. Siegfried ovviamente si rifiuta di scegliere la sua futura sposa proprio per la promessa che aveva fatto ad Odette, ma ad un certo punto arriva il mago Rothbart, che aveva ovviamente pianificato tutto, porta con sé la figlia, il cigno nero, Odile, che con un incantesimo appare agli occhi del principe identica ad Odette. Nel frattempo le 6 fanciulle danzano delle danze appunto folcloristiche nel castello, una danza ungherese, una napoletana, una mazurka e anche una danza spagnola. Mentre il principe e la principessa, che lui crede sia Odette ma in realtà è Odile, danzano, il principe scorge la vera Odette.
sente e capisce l'inganno. Quindi corre fuori dal castello per cercare di parlare con Odette. Ed eccoci giunti finalmente al quarto atto, quindi l'atto finale. Siegfried si è appena allontanato dal castello per cercare Odette. Odette intanto è tornata al lago e sta raccontando a tutte le altre fanciulle quello che ha visto. Il principe Siegfried chiede perdono per il tradimento involontario ad Odette, ma è troppo tardi perché Rothbart nega per sempre l'amore tra i due giovani e toglie alla vista di Siegfried Odette. Questa è la conclusione della storia del Lago dei Cigni. In realtà ci sono diversi finali possibili. Questa è quella che ho messo in scena per la prima volta, come vi dicevo al Marinsky. Vediamo adesso quali altri finali possibili sono stati scritti per questa magica storia. Abbiamo ben 5 finali differenti. In un finale si parla di una grande tempesta, una bufera che il mago Rothbart aveva provocato su tutto il lago. Questa bufera travolge i due amati e quando la bufera è finita rimangono Siegfried e Odette e saranno finalmente uniti per sempre in un'apoteosi celeste. Rothbart in questo secondo finale invece prende le sembianze di un gufo, vola sopra il lago, ma Siegfried si trafigge morendo e fa scomparire anche il gufo. Insieme al gufo scompare anche il lago e quindi tutto l'incantesimo. Invece di questa realtà ci troviamo in un mondo subacqueo dove ninfe e naiadi accolgono i due amanti per l'eternità. Nel terzo finale possibile, invece, abbiamo un duello tra Siegfried e Rothbart, ma Siegfried purtroppo avrà la peggio. Il mago minaccia Odette di uccidere il principe se questo non sposerà sua figlia, ovvero Odile. Il principe, per l'amore che ha giurato ad Odette, si uccide. In questo modo rompe l'incantesimo, la ragazza si trasforma da cigno in ragazza e loro possono vivere in eterno il loro amore. Nel quarto finale invece abbiamo Odette che decide, costretta alla sua sorte di rimanere cigno per l'eternità, di suicidarsi, buttarsi giù da una rupe. Il principe però la segue e ciò scaturirà una conseguenza molto molto importante, ovvero lo sciogliersi dell'incantesimo del mago Rothbart. Quindi i due giovani potranno amarsi ancora. Nell'ultimo finale il principe chiede ad Odette di perdonarlo e decide di sacrificarsi per lei. Avviene così un duello tra il principe e il mago Rothbart. Il mago Rothbart avrà la peggio e quindi l'incantesimo verrà sciolto. Ecco qui i 5 finali diversi possibili dall'originale. Comunque sia si assomigliano abbastanza tutti. E la storia del Lago dei Cigni spero che vi sia piaciuta e spero che siate trepidanti nel vedere tutti gli altri video di altri balletti classici di repertorio molto molto famosi ed importanti. Intanto io vi saluto, farò presto un video sui costumi, sul trucco e sulle acconciature, quindi tenetevi pronte. Se non l'avete ancora fatto ricordatevi di iscrivervi al mio canale, qui sotto trovate un box rosso con scritto subscribe o iscriviti, cliccate lì per non perdere nessuno dei miei video. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e soprattutto commentate scrivendo tutti i balletti di cui vorrete sapere la trama o sapere il costume, il trucco, l'acconciatura, insomma, di cui vorrete sapere qualche informazione in più. Intanto io vi saluto. Vi mando un bacio grandissimo e al prossimo video. Ciao!